Molti imprenditori arrivano senza le armi giuste a chiedere i prestiti alle banche e per questo spesso ottengono un rifiuto o credito a condizioni indecenti. In questo video andiamo a scoprire quali documenti servono per ottenere un finanziamento bancario, perché la banca te li chiederà e le ragioni per le quali ti conviene arrivare preparato fin dal primo appuntamento in filiale. Sono Giuseppe Di Domenico, sono un imprenditore e ho fondato una società di consulenza specializzata nella gestione finanziaria delle PMI e nella ristrutturazione dei debiti aziendali, la Di Domenico e Associati, che negli ultimi 10 anni ha lavorato con più di 1900 aziende. Prima di entrare nel vivo dell'argomento, ti invito a iscriverti al canale cliccando sull'icona che trovi qui in basso e ad attivare la campanella per essere avvisato sulle novità in tema di gestione finanziaria aziendale, controllo di gestione strategico e ristrutturazione dei debiti. I parametri principali che la banca prende in considerazione per decidere di erogare un prestito a una PMI derivano dalle banche dati finanziarie, quindi dalla centrale rischi, dalla CRIF e in maniera residuale ma comunque rilevante dall'andamentale del rating interno, quindi dall'andamentale del rapporto con la banca stessa. Tuttavia, da soli non bastano a completare il quadro della rischiosità aziendale, quindi le banche, con cadenza periodica e comunque ad ogni richiesta di nuovo finanziamento, richiedono documentazione aggiuntiva agli imprenditori. Il problema è che spesso gli imprenditori arrivano impreparati al momento della richiesta, perché magari non hanno pronta la documentazione necessaria, presentano lo stesso la richiesta in attesa di preparare i documenti, sperando che la pratica vada avanti. Di fatto questi documenti richiesti dalla filiale vengono consegnati soltanto dopo tanto tempo e senza alcuna ragione. Questi ritardi, la mancanza di comunicazioni e la mancanza di controllo delle informazioni trasmesse influisce negativamente sulla valutazione del rischio aziendale, compromettendo il rating e peggiorando le condizioni del credito, fino addirittura ad arrivare alla negazione. Ecco perché è necessario che tu arrivi preparato ed in particolare devi sempre portare in banca almeno 3 bilanci, perché permetti alla banca di verificare se hai il controllo dei tuoi numeri. Occhio a non presentare dei bilanci presentati ad hoc, sia perché se hai una società di capitali la banca può sempre recuperare, e di fatto lo fa, le informazioni dalla camerale, quindi dalla camera di commercio e dalle banche dati, sia perché nel caso in cui tu non operi con una società di capitali la banca comunque andrà a verificare tutti i dati che gli hai consegnato e li confronterà, per cui se ci sono delle anomalie è chiaro che il tuo rischio di credito va ad aumentare in maniera sconsiderata, perché il bilancio non è veritiero e corretto. Oltre a portare i bilanci, puoi fare uno step ulteriore per migliorare le tue chance di ottenere credito, che è quello di presentare alla banca un'analisi di bilancio nella quale metti in evidenza le variazioni, come la banca comunque farà in autonomia, ma hai la possibilità di spiegare cosa è successo e perché ci sono quelle variazioni. Oltre a fare questo, allega il dettaglio delle poste di bilancio poco chiare, perché i bilanci aggregati possono contenere informazioni criptiche per la banca che comunque gli analisti vorranno indagare. Quindi anticipa la banca e consegna tutte le informazioni sui crediti vari, i debiti vari, piuttosto che i debiti fiscali, i crediti commerciali e il magazzino se hanno un basso tasso di rotazione. A meno che tu non vada a presentare la domanda all'inizio dell'anno, è probabile che i bilanci depositati che potrai consegnare, o comunque i bilanci annuali che puoi consegnare, sono quelli relativi all'anno precedente. Quindi quando presenti la tua domanda, porta alla banca anche i bilanci provvisori. In questo modo riuscirai, attraverso anche un'analisi di bilancio comparata con lo stesso periodo dell'anno precedente, a spiegare come si sta muovendo l'azienda in questo momento e quali sono le principali variazioni rispetto al periodo precedente. Presentati all'appuntamento per la richiesta del credito con un business plan. La banca infatti vuole avere sia gli elementi per valutare come l'azienda si è comportata nel passato, ma anche gli elementi per capire se, almeno in teoria, l'azienda e il progetto di business che vuole finanziare hanno la possibilità di generare cassa tale da ripagare i prestiti che stai andando a chiedere. Allega inoltre i documenti di spesa, perché la banca vuole sapere come andrai a spendere i soldi che chiedi in prestito, quindi allega alla richiesta di finanziamento tutti i documenti utili a valutare la bontà dell'acquisto. Porta anche le dichiarazioni dei redditi con le quietanze di pagamento, perché la banca andrà a controllare i dati del bilancio in maniera incrociata, ma anche perché vuole sapere se sei regolare con il fisco e se i flussi di cassa bastano a sostenere il carico fiscale.
Porta con te anche una centrale rischi aggiornata e una visura CRIF tua e dei garanti. In questo modo aumenterai il rapporto di trasparenza con la banca e hai la possibilità di spiegare se ci sono delle segnalazioni ambigue alle quali la banca non può accedere direttamente perché non ha un accesso alla CR con un sufficiente livello di dettaglio. Il che non vuol dire che non prenderà in considerazione quelle informazioni, ma semplicemente che bloccherà la pratica. Arrivare alla richiesta di finanziamento con tutti questi documenti ti permette di costruire la documentazione secondo le esigenze specifiche relative alle singole richieste, di intervenire sulle procedure aziendali per migliorare gli indicatori necessari a presentarsi alla richiesta di finanziamento o di rinnovo del credito nelle migliori condizioni possibili per migliorare il tuo rating e di presentare alla banca il miglior quadro possibile per massimizzare le chance di successo della richiesta. Nel mio libro Fatti finanziare grazie alla centrale rischi ho affrontato questo ed altri argomenti in maniera più estesa, con esempi pratici, schemi, procedure che applichiamo normalmente ai nostri clienti in gestione. Puoi acquistarlo a partire dalla pagina www.fattifinanziare.com e seguendo le istruzioni che trovi sul sito internet. Se ti è piaciuto questo video, hai delle domande specifiche o vuoi approfondire qualche tema in particolare, scrivimelo nei commenti e cercherò di risponderti nel modo più completo possibile. E se non lo hai ancora fatto, ti invito a iscriverti al canale cliccando sull'icona che trovi qui in basso e ad attivare la campanella per essere avvisato sulle novità in tema di gestione finanziaria aziendale, controllo di gestione strategico e ristrutturazione dei debiti. Se invece vuoi farti supportare dal mio network professionale per sviluppare soluzioni su misura per la tua azienda, il mio team di business tutor è pronto ad ascoltarti per capire se possiamo essere la soluzione più adatta al tuo caso. Puoi prenotare una consulenza gratuita e senza impegno per parlare con un esperto in gestione finanziaria aziendale che cercherà di indirizzarti verso la soluzione migliore e se lo vorrai ti illustrerà come possiamo lavorare insieme. Vai sulla pagina che trovi in sovraimpressione, scegli il giorno e l'ora che preferisci tra quelli disponibili e segna l'appuntamento in agenda. Il tuo tutor personale ti scriverà per confermarti di aver preso in carico la tua richiesta e per fornirti tutte le indicazioni necessarie a farti ottenere il massimo beneficio possibile dalla consulenza. Ciao!